quanto tempo, caro mio. Noto con piacere che non sei cambiato per nulla. Del resto, come potresti? Dipendi da me, dai miei movimenti, dalle mie mosse. La tua stessa esistenza non è che una misera parte della mia. Dipende dalla mia. Senza la mia vita, la tua non sarebbe nemmeno iniziata. È strano, non trovi? Non ci siamo mai conosciuti, parlati, siamo distanti, in due mondi separati, eppure così legati, dal caso probabilmente, o forse da qualcosa che non siamo in grado di percepire. Destino può darsi, oppure un legame indecifrabile, un po' come lo sei tu per me ed io per te. Non percepirai mai la mia rabbia nel perdere, non condividerò mai con te le gioie della vittoria, sarò sempre qui però a guardarti, qualunque cosa tu faccia, qualunque passo tu compia, ogni tuo errore, tutto passerà dai miei occhi e dalle mie mani, tutto attraverserà questo vetro che ci divide, che avvicina due mondi che sarebbero altrimenti imperscrutabili. Eppure c'è qualcosa che non capisco. Perché mai mi sono affezionato a te? Sei solo una stupida marionetta, un burattino, un semplice passatempo. Non esisti. Eppure spesso sei l'unica cosa che considero, ciò per cui torno a casa. Cosa sono io per te? Vorrei tanto saperlo. Vorrei anche spedirti questa lettera, ma purtroppo non arriverà mai. Vorrei sentire una tua risposta, ma non l'avrò. E allora immaginerò che tu mi abbia ascoltato e, come al solito, inscenerò un tuo finto discorso dove finalmente parli. Già, perché anche le tue parole, in fondo, sono le mie. A presto, creepy.